Nelle puntate precedenti, l'influencer Sharon Bronzagni non riesce a capacitarsi che il villaggio di Guthrie Beach sia così primitivo e che gli abitanti non seguano i suoi preziosi consigli sui social. È assolutamente sconvolta, nonostante i tentativi di conforto del proprio maggiordomo Sebastiano. Ma il suo turbamento arriva alle stelle nel momento in cui incontra Lucia Azzolina. Lucia è ringiovanita grazie alla sua immersione nelle magiche acque di Guthrie Beach, ma è ancora scombussolata dal recente viaggio apocalittico fatto con i mezzi pubblici. Sharon perciò la deride e Lucia non è propriamente disposta a lasciarsi schernire da una tipa tanto spocchiosa. Così le due ragazze vengono alle mani sotto gli occhi terrorizzati di nonna Gesuina e nonna Mirella. Che bello! Finalmente una rissa in piena regola. Chissà come andrà a finire.不知不觉泪是模糊了双眼，我还傻傻站了在原地，等你回头的那一瞬间。难道感情里走到尽头，伤口疼得如此的难受，许下的诺言变成了泡影，让我也是怎么能够接受？ 我是真的疼你，真的爱你，真的喜欢你，可你怎么忍心伤我这么彻底？是我给你爱太少，还是泪太对你好，丢我在这痛苦中受煎熬？我是真的疼你，真的爱你，真的喜欢你，可你怎么忍心伤我这么彻底？心被刺伤的痕迹。 留下了无法磨灭的回忆。哦，capitano intervenuto! Capitano, è intervenuto! Oh mio Dio! Mia nipote con quella tipa, con quell'influenza, se ne sta parlando! È intervenuto, li ha separate, ci è riuscito! Ma sta scherzando! Ah, che bravo! Quindi ci è riuscito, li ha separate, adesso sono a posto! Ma che cosa? Io non ho fatto niente! Come non ho fatto niente? Ma che, l'ho visto, se ne stavano dando di santa ragione, si stavano picchiando come non mai! Appunto! E io magari rischiavo anche di farmi male entrando in quella volta, ma chi... Doveva fare quello, lei doveva intervenire e separarle, era un bello show, era bellissimo, comunque non sono voluto intervenire. Cioè, si è goduto lo show e non ha fatto nulla. Non mi pareva il caso. Ma lei è... No, veramente, non ha parole. Ormai mi conosce, ormai è così. Cioè, lei lasciate stare? Sì, non continuate a picchiarsi? Sì, quello. Se ne stavo dando a sangue. Certo. No, e adesso? Come le troveremo i loro cadaveri? Adesso dobbiamo andare a giocare. Deve svagarsi, mi sembra certo. Giusto che lei si svaghi ogni tanto, signor capitano della Guardia Costiera, che qui non ha un cavolo da fare in questa spiaggia. Sì, abbiamo preparato tutti i giochi, abbiamo preparato la settimana enigmistica, il sudoku e soprattutto la partita di scopone. Scopone scientifico, ci devo partecipare anche io, mi deve aspettare. Allora, io non so se vi siete accorti che stiamo facendo una telenovela. Come? No, avanza, caro cameraman, io ti devo licenziare, cioè veramente, dai, avanza qui, bravo, ecco. Allora, io vorrei dirvi che siamo in una telenovela. Davvero? Non sappiamo che stiamo facendo una telenovela. Oh, sono 4 anni che facciamo la telenovela, siamo dei professionisti di telenovela. Cioè, non è una puntata di Big Bang Theory, ok? Non è che dovete ridere, scherzare, poi avete delle tendenze patologiche. Voi avete delle angosce dentro il vostro cuore, fatele emergere. Siete più drammatici. Drammatica? Oh,
caspita, noi siamo veramente dei professionisti. Io non lo vorrà mica mettere in dubbio. Cioè, non esiste che siate così spensierati, capito? No, non è possibile, capito? Allora va benissimo, possiamo farci facciamo, vada, vada. Facciamo quelli che hanno tendenze patologiche dentro patologici il cuore. Drammatici. Capitano, ma è andato a separare mia nipote dall'influenza. Sì, sono dovuto andare nonostante le mie fatiche. Sono dovuto andare, mi sono sforzato e li ho separate. Mi si stringe il cuore al pensiero che lei abbia dovuto lasciare da parte tutti i suoi svaghi così normali per un capitano della guardia costiera per andare a separare quelle due deficienti che stavano lì a darsene di santa ragione. Mi fa anche male il cuore dover pensare di dover occuparmi di fare lo scopone scientifico invece che andare a fare i miei doveri da capitano. No, non lo faccio mai d'altronde. Non posso neanche pensare che lei debba fare tutto questo. Io veramente sono con lei. Posso capire il suo stato d'animo, perché lei ha delle emozioni forti dentro di lei. E anche io e nonna Mirella le abbiamo, e anche Lucia, e anche qualcun altro che sta passando qui davanti a noi nella spiaggia e sta ridendo di quello che stiamo dicendo. Oddio. Va bene così? Le piace? Va bene, va bene. Finalmente. Siamo già pronte. No, ma guarda che sta arrivando. Bella, finalmente. Ma guarda com'è tornata giovane. È ancora tutta intera. Abbiamo visto che Sharon ti stava picchiando, Ti ha lasciato lividi? No. L'hai picchiata bene? Come ti abbiamo insegnato noi? Certo, brava! Ammazzate! Così dovevi andare di calci! Vero? Come gli abbiamo insegnato noi? Come siamo orgogliosi della nostra nipotina! Proprio orgogliosi! Bella! Oh, è quasi ora di pranzo, signorina, l'ora dell'aperitivo. Comunque, Sebastiano, mica lo champagne, perché ho un po' la gola secca. Sì, so che la sua sete è inestinguibile, signorina, ma qui nel bar, il maestrale, non hanno lo champagne. Come? Neanche qualche altro tipo? Neanche lo chardonnay, signorina. No. Qua bisogna cambiare le cose, signorina, questo villaggio è veramente arretrato. C'è un disagio, veramente, sono dei disagiati. Che comunque, lasciamo stare. Io lo preferisco. Ho un piano malefico. Un infernale piano diabolico, signorina. Oh mio Dio. Non puoi immaginare a cosa ho pensato. Ho già messo in lavoro la mia mente brillante. Ho un'idea di un malefico incredibile. Non ci posso credere, signorina. Ha già messo a punto il suo infernale piano diabolico. Oh mio Dio, non mi lasci in sospeso. Mi dica tutto, la prego, signorina. Mi dica tutto. Ma Sebastiano, non posso. Se no, nella prossima puntata, cosa diciamo? Ha ragione. Dobbiamo tenerlo per la prossima puntata. Lasciamo la suspense. Però me lo deve dire almeno a me all'orecchio, signorina. Io non dormo più, io non respiro più, io non so. Il mio cuore, signorina, pensa al mio cuore. Devo sapere che cosa ha intenzione di fare.